Questi che vedete sulla sinistra in questo video a 360 gradi in basso sono dei binari storici. Questi binari collegavano la stazione ferroviaria con il molo, erano una via per il trasporto ovviamente merci. Questo è un luogo molto particolare, fino a ieri c'era una certa vegetazione, ieri hanno spianato tutto, probabilmente grazie al fatto che sabato inizierà il G7, quindi in barba a ogni tipo di autorizzazione, pareri e quant'altro, hanno spianato tutto. Per farci cosa? Non lo so. La cosa che viene di più in mente è probabilmente andranno a pareggiare il terreno, perché non credo che toglieranno i binari, perché togliere i binari è complicato, complesso e complicato. Probabilmente pareggeranno il terreno per farci un parcheggio. Un vero peccato, cemento su cemento. Un vero peccato perché? Perché c'era un progetto, il nostro, per far diventare quest'area un museo verde. Cos'è un museo verde? Unire quello che era verde, incontrastato, con i reperti storici. E invece si è preferito spianare. Diversi anni fa avevamo protocollato al Comune di Siracusa una proposta e invece hanno preferito fare così, distruggere tutto. Ed è tutto ammassato là sotto. Io credo che sia, no, vergognoso no, perché poi alla fine sono scelte politiche, legittime o meno, con pareri o meno, perché ripeto, secondo me questo lavoro poteva essere fatto solo in questo momento dove ognuno fa quello che vuole e chi se ne frega. Ieri vi parlavo delle palme tagliate ai marinaretti. Una signora appunto mi ha segnalato questa cosa e stamattina sono qui. Peccato, peccato, perché si poteva davvero realizzare un museo verde e sarebbe stato un qualcosa di molto bello da visitare anche con i bambini, per parlare di storia, per parlare di cultura in una città come Siracusa che è impregnata di storia e di cultura. E invece si rimane così spiazzati perché fanno quello che vogliono, purtroppo. E soprattutto la cosa che mi fa arrabbiare, senza dire nulla alle persone, ai residenti, ai cittadini che potrebbero migliorare insieme alla politica, potrebbero migliorare la nostra città. E invece qui probabilmente, non credo verrà fatto altro, diventerà un parcheggio a servizio, diventerà una distesa di cemento. Dice, ma c'è il Molo Sant'Antonio? Lo so, parcheggio molto, per chi non fosse di Siracusa, molto ampio. Qui quanti posti potranno prendere in tutto? Che ne so, un centinaio, 150 posti, ma di là ce ne sono molti di più, a 10 metri, eh? Eppure si è preferito distruggere tutto, non si sa il motivo esatto, probabilmente approfittando del Liberi Tutti, che i lavori propedeutici al G7 stanno facendo. Qua c'è il cattivo odore. Bene, con allargando le braccia, con un sospiro, ma con una speranza anche, vi saluto, una speranza di un futuro migliore, un futuro dove le persone vengono coinvolte davvero e non che la politica faccia solo i suoi interessi economici. Un giorno questa diventerà una città meravigliosa. Salvo Russo, Alternativa Libera, Siracusa. Ciao.